quello che fa la deve venerare, non è una proprietà. Fermata Donne, un tour che vuole toccare sette luoghi del territorio proprio per dimostrare che c'è bisogno di stare vicino alle donne e le istituzioni molto spesso sono distanti. Il motivo per il quale abbiamo voluto fare questo tour è per essere quanto più vicino alle donne, per andare nei luoghi in cui le donne per cultura, per problemi logistici non hanno la possibilità di muoversi. Quindi anziché fare degli incontri che sono sì importanti, dei seminari, abbiamo cercato di parlare con chi il problema lo vive direttamente. Quindi questo è un inizio. Il nostro obiettivo è quello poi di continuare in una battaglia di sensibilizzazione che continui nel tempo. Molto spesso le donne si sentono in colpa, è come se quando ricevono una punizione dicessero a se stessi: beh, in fondo se questo mi picchia è perché forse avrò fatto qualcosa per meritarlo. Beh, uscire da questa logica perversa in cui si crede che le percosse che si ricevono siano meritate, sicuramente è un primo passo, una spinta verso un cambiamento che noi ci auguriamo, e questo pullman, proprio come testimonianza di cultura di strada, in qualche maniera vuole portare avanti e auspica il contributo, la sensibilità, le coscienze di tutti quanti noi. Si parla tanto di legge sul femminicidio, in realtà c'è un semplice decreto legge, è stato fatto un piccolo passo avanti, più per stare ai tempi con quella che la legislazione europea ci ha imposto che non con un intervento concreto. Se chiunque sia a conoscenza di episodi di violenza di genere, quindi anche nei confronti di donne, bambini o diversamente abili, c'è la possibilità di intervenire richiedendo ausilio alle forze dell'ordine e restare anonimi. Questo è un grande passo avanti, ma molto va fatto nell'ordinamento italiano, e con l'ausilio, ecco, delle forze dell'ordine, delle istituzioni, della società civile, tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo.